io prendo molto brevemente le ragioni di queste iniziative dal nostro punto di vista. Voi conoscete già AgriRegioni Europa, è nata e sta rilanciandosi l'iniziativa AgriMarche Europa, che è un'iniziativa che riprende le origini, perché all'origine di AgriRegioni Europa c'era AgriMarche Europa, quindi sostanzialmente 10 anni fa cominciammo con un'esperienza regionale che poi ha dato luogo alla rivista che voi oggi conoscete online. Ieri abbiamo superato 812.000 contatti e questo è il risultato della rivista. AgriMarche Europa, il numero della nuova serie, il primo numero uscirà entro questa settimana pensiamo, e questa volta però oltre la rivista che sarà dedicato in particolare all'impatto della politica agricola comune nelle Marche e argomenti correlati a questo, questa volta c'è questo ciclo di seminari di formazione per tecnici, esperti, funzionari, dirigenti e imprenditori agricoli, dedicato ai temi legati al programma di sviluppo rurale. Ecco, questa volta ci occupiamo di aggregazione. Abbiamo molto discusso di questo titolo, perché cooperazione, perché, ma tutti gli altri titoli ci sembravano limitativi rispetto a un obiettivo più complessivo, che è quello di mettere insieme le forze a tutti i livelli, verticalmente, orizzontalmente, territorialmente, tra settori e tra agricoltura e quello che non è agricoltura all'interno dello sviluppo rurale. Abbiamo per questo scopo chiesto la cortesia ad un ospite di grandissimo rilievo, che è Corrado Giacomini, professore dell'Università degli Studi di Parma, dove è stato anche preside della facoltà di economia, esperto di queste tematiche, direi massimo esperto a livello nazionale di queste tematiche. Ecco, poi avremo una relazione di Antonella Bonini, che è ricercatrice INEA, con riferimento più specifico al tema dei gruppi di acquisto solidale. Alle relazioni segue una discussione con i relatori, e quindi vi invito tutti a pensare di intervenire ponendo domande. Insomma, è un seminario con l'obiettivo della crescita comune, quindi inviterei tutti a essere protagonisti di questi momenti di riflessione comune. Ecco, detto questo, io passerei subito la parola a Corrado Giacomini, ringraziandoti, Corrado, di essere nostro ospite della Regione Marche e dell'Associazione Bartolo.